Buongiorno a tutti, oggi è il 22 ottobre 2019, un'altra triste data da ricordare, professore. Siamo venuti sull'onda anche di quello che sono state le cronache la cronaca delle ultime ore, quindi questa allerta molto, molto grave della provincia di Alessandria, per la provincia di Alessandria, perché è successo tutto di colpo nelle ultime ore, stanotte, ma anche poco prima. Appunto delle 9, le 10 di ieri sera, e il risultato in parte, almeno nella nostra città, è questo che vediamo, questo allagamento dei campi. Qui siamo in zona Casetta, dove praticamente abbiamo tutta questa area appena prospiciente il Bormida, anche la strada che portava alle baracche, L'ex l'ex pizzeria Riverside del locale. Riverside. Ecco, qui è stato completamente allagato, qui si è un po' scaricato da questi campi, probabilmente anche la tregua che c'è stata. In realtà noi abbiamo una situazione molto pesante anche dal punto di vista faunistico e anche dal punto di vista delle case sparse. Per esempio, quel gruppo di case lì sicuramente avranno avuto dei problemi di collegamento, anche se vedo andare avanti e indietro qualche trattore. Ecco qua, per esempio, si vede un camion. Ecco, un camion porta ruspa, che lo vediamo qua. Probabilmente è andato a liberare la strada per fare dei varchi per far defluire l'acqua. La situazione è questa. Adesso andremo dalle parti di panorama e anche a vedere sotto il ponte per andare a Spinetta, vediamo se è possibile accedere. Questa, ecco, vediamo solo dei trattori là in fondo, perché si viaggia solo con questi mezzi in attesa che l'acqua completamente defluisca. Certamente è una situazione che fa bene solo agli animali che vivono nell'acqua o che si rivolgono all'acqua. Abbiamo visto due aironi, due cormorani là in fondo, però per l'uomo e per i mammiferi o altre specie che vivono in questi campi la situazione è molto grave. Va bene. Arrivederci.